In questo video cerchiamo di calcolare la frequenza di soglia del magnesio. Ce la calcoliamo prima a livello teorico e poi facciamo la verifica sperimentale, tra virgolette, utilizzando l'applet virtuale. La frequenza di soglia rappresenta quella frequenza della luce incidente che è capace di estrarre fotoelettroni, però li estrae praticamente da fermi, con energia cinetica uguale a zero. Questo perché i fotoni della luce incidente hanno l'energia H per F0, questa, che è giusta para quella necessaria per estrarre gli elettroni dal metallo, quindi è uguale al lavoro di estrazione, ma non è maggiore del lavoro di estrazione, quindi non c'è energia residua da poter dare come energia cinetica agli elettroni. In altre parole, gli elettroni vengono estratti da fermi e perciò non escono dal metallo. Quindi facciamo il calcolo teorico, sappiamo già il lavoro di estrazione del magnesio, 3,7 electron volt. Il magnesio è rappresentato dai punti interrogativi e questo valore vuol dire che gli elettroni del magnesio, quelli legati più debolmente all'interno del metallo, hanno un'energia di legame di 3,7 electron volt, quindi se uno non fornisce loro almeno questa energia, gli elettroni non escono. Con la formula inversa di questa equazione, questa è la legge di Einstein dell'effetto fotoelettrico, troviamo la frequenza di soglia, lavoro di estrazione diviso H, 3,7 electron volt il lavoro di estrazione diviso la costante di Planck. Esprimiamo 3,7 electron volt in joule. Dobbiamo moltiplicare, sostituire E con la carica dell'elettrone. Alla fine l'unità di misura non sarà electron volt ma sarà joule. Si semplifica con joule sotto e quindi rimane 1 su secondi Hz e la frequenza di soglia è 0,893 per 10 alla 15 Hz. Questo calcolo teorico però adesso lo dobbiamo esprimere in lunghezza d'onda, perché nella simulazione virtuale noi possiamo agire sulle lunghezze d'onda. In questo momento non stiamo alla lunghezza d'onda di soglia, ma stiamo nell'infrarosso, 800 nanometri. Quindi in questo momento non esce nessun fotoelettrone perché i fotoni di questa lunghezza d'onda, di questa onda infrarossa, sono troppo deboli. La loro energia HF non è sufficiente a estrarre gli elettroni. Per trasformare la frequenza di soglia in lunghezza d'onda di soglia basterà prendere la velocità della luce nel vuoto C diviso F0, la frequenza di soglia. Quindi facciamo questo calcolo e otteniamo 3,36 per 10 alla meno 7 metri. In micron sono 0,336. Stiamo nel vicino ultravioletto, infatti ci ricordiamo che 0,4 micron è uno degli estremi dell'intervallo visibile. Quindi 0,4 micron in pratica è la luce viola. Qui abbiamo una lunghezza d'onda che è leggermente più stretta di 0,4 micron, quindi stiamo un pochino oltre la luce viola, stiamo nel vicino ultravioletto. In nanometri questa lunghezza d'onda di soglia è 336 nanometri. Ora andiamo a fare la verifica, dobbiamo prendere questo cursore e spostarlo verso sinistra, perché infatti verso sinistra diminuisce la lunghezza d'onda e aumenta la frequenza. E dovremmo arrivare più o meno da queste parti, cioè superare il colore viola, superare i 0,4 micron, 400 nanometri, e superare nel senso andare a lunghezze d'onda più corte. E qua dovremmo trovare questo 336 nanometri, oltre questo valore c'è lunghezze d'onda ancora più corte di 336 nanometri, dovrebbero iniziare a partire i fotoelettroni. Quindi cominciamo, sempre con l'intensità al massimo, cominciamo a abbassare, attraversiamo tutto l'intervallo visibile, qui stiamo intorno ai 400 nanometri nel viola, dobbiamo andare ancora più indietro, abbiamo detto 337 nanometri, e vediamo che malgrado l'intensità della radiazione elettromagnetica della luce sia al massimo, i fotoelettroni non escono, perché qui stiamo praticamente alla lunghezza d'onda di soglia. Appena noi superiamo questo valore e ci portiamo a 334 nanometri e vediamo che escono i fotoelettroni, escono con velocità molto bassa perché stiamo utilizzando una frequenza che è appena superiore a quella di soglia, quindi i fotoni della luce ultravioletta hanno ciascuno un'energia appena superiore al lavoro di estrazione e quindi sono in grado di dare come differenza agli elettroni una energia cinetica residua molto piccola. Ecco che gli elettroni partono molto lentamente. Quindi l'applet virtuale conferma quello che abbiamo calcolato teoricamente, e cioè che la lunghezza d'onda di soglia è intorno a 336 nanometri.